Che cosa significa effettivamente contrastare ENI per porre un argine di fatto alla crisi climatica, quindi in un'ottica più di ecologia, ecco? Ma significa innanzitutto rendersi conto di cos'è ENI oggi e cos'è ENI in Italia. E un paio d'anni fa è stato pubblicato un libro, secondo me molto interessante, che tutti gli attivisti che hanno a cuore l'ambiente ma che vogliono anche capire la struttura delle relazioni di potere di cui ENI fa parte dovrebbero leggere, che si chiama Lo Stato Parallelo. Quindi questa è per dire intanto che cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Dopodiché rendiamoci anche conto che ENI è veramente una delle multinazionali del petrolio che, anche messa a confronto con i propri peers, quindi diciamo con le altre grandi multinazionali, è proprio tra quelle che è in una fase di espansione. Quindi anche se ci sono i cambiamenti climatici, anche se in Italia c'è un movimento che chiede un cambio di rotta chiaro, ENI sta continuando a esplorare nuovi pozzi, nuovi giacimenti, entra sempre di più il settore dei combustibili fossili di frontiera, quindi dalle acque profonde all'Artico e in Nigeria proprio si è trovata coinvolta in un caso di corruzione gigante che appunto già da un anno è in corso il processo a Milano che riguarda appunto questo caso di corruzione che coinvolge sia ENI che Shell, proprio per riuscire a mettere le mani sul giacimento più grande di petrolio e gas ancora da esplorare in Nigeria. E quindi è una società che sicuramente non vuole mollare il suo core business, allo stesso tempo inizia a fare delle promesse di cambiamento, quindi inizia a parlare di appunto ridurre l'impatto delle proprie attività eccetera, ma se si va a vedere che cosa intendono per questo ci rendiamo conto che stanno ancora appunto nell'ambito delle soluzioni di mercato più false, per cui dai progetti Red Plus a vari schemi di offsetting e tutti passi che ci dicono che è più che lontana dall'iniziare un cambiamento. Per cui sicuramente in Italia chiunque abbia a cuore il tema dei cambiamenti climatici deve iniziare a fare i conti con ENI e quindi deve iniziare a fare i conti con una società che pesa tremendamente sul futuro dell'Italia e non è una risorsa per noi che invece desideriamo un cambiamento reale del sistema economico.